Allora, benvenuti a tutti. Spero riusciate a trovare posto. Se volete, potete anche avvicinarvi. Non siamo infetti. Benissimo. Allora, forse arriveranno dalla Dalmazia, probabilmente. Non so. Intanto, noi cominciamo. Allora, grazie innanzitutto di essere qui. Questa è la prima cosa. La seconda è perdonate se sono raffreddato, ma penso lo siate anche voi. Riusciremo comunque a capirci. Allora, oggi presentiamo un libro un po' particolare. Come sempre, più o meno nelle maglie dell'Associazione Capitolio. Per chi ci conosce, ci vorrà conoscere o evitare, io e Federico siamo i fondatori dell'Associazione Culturale Capitolio. Io sono Sergio Masini, lui è Federico Vaglia e siamo quei matti che si occupano del cimitero Vantiniano. Abbiamo un po' questa abitudine insana. Noi ogni anno, lo faremo tra un mesetto, facciamo una visita gratuita notturna. Come era in antica tradizione bresciana, proprio al cimitero Vantiniano. I posti sono limitati, quindi se vi interessa non accalcatevi dopo, vedo che siete tantissimi, però potremmo riuscire a trovare ancora dei posti. E di solito le nostre storie, non è il primo libro che presentiamo, nascono dalle lapidi, dalle ricerche, dagli studi che facciamo delle iscrizioni che troviamo. Questa volta invece è stato il caso, la fortuna. Ma devo dire che la fortuna ha un po' sempre accompagnato la nostra associazione. E mi ricordo quando un mio caporedattore mi insegnò che dietro ogni volto c'è una storia. Ed è proprio così, cioè un buon giornalista sa trovare la grande storia dietro ogni persona. E poi certo c'è, dicevo, la fortuna. Nel marketing, chi di voi l'ha studiato, ci sono le 4P, le 5A, di solito anche le 3C. Quali sono? Non offendetevi. Costanza, coerenza, culo. E devo dire che dell'ultimo, ultimamente siamo stati ben dotati, nel senso che sicuramente Federico ha costanza e coerenza, ma tante volte è il destino, il caso, che ci viene in aiuto. È quello che è successo con Leone di Trau, Trau. Poi andremo a scoprire, dopo un approfondimento storico, di cosa si tratta. Perché vedete, vi parlavo prima della grande storia che si può celare dietro ogni volto, ogni piccolo indizio. E qui parliamo della grande storia, siamo negli anni 30, 1932-33, e subito ci viene alla memoria, tra le altre cose, il Vate d'Annunzio con le sue epiche imprese. E non siamo lontani da lui. Questa sera vi racconteremo qualcosa che è molto vicina alle avventure d'Annunziane, ma è un'avventura mancata. Qualcosa che avreste potuto trovare sui libri di storia, ma per qualche motivo così non è. Ma l'ha trovata Federico. In qualche modo la restituiamo stasera, ma come l'ha trovata? Ricordate la terza C? Si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Ha saputo scavare, ha saputo intuire che qualcosa c'era. E poi, come al solito, come ci è capitato già con Marietta Ambrosi, che forse alcuni di voi conoscerete, che è stato un altro libro che ci ha portato particolare fortuna, è stato il caso, è stato il destino, addirittura un social media che ci ha permesso di ricostruire delle immagini. Che neanche a farlo apposta il giorno dopo che ne avevamo parlato siamo riusciti a incrociare. Ecco, tante volte vedete, ci capitano queste botte di fortuna e qualcosa che non ci teniamo per noi, ma divulghiamo anche perché i proventi spesso vengono restituiti alla gente che questa grande storia la fa attraverso le opere di restauro del cimitero Vantiniano. Finora Federico in particolare ha mappato 5.000, siamo arrivati a 5.000. 7.000, non ha dormito stanotte Federico, 7.000 lapidi che sono storie raccontate, storie narrate, spesso in un modo, in un lessico che oggi ci manca, che forse dovremmo ritrovare. E il lessico dell'avventura, il lessico della volontà, della verve, della follia per certi versi, è anche quello che ci racconta questo piccolo libro. Lo leggete davvero in mezz'oretta, è piacevole, corredato di alcune foto storiche inedite. Come inedito è il personaggio che adesso andremo a delineare, ma per capire meglio il contesto storico, ecco che cedo la parola a Enzo Mondini. Buonasera, si sente? Pronto? Sì, si sente. Buonasera, gli amici dell'associazione mi chiedono di fare una sorta di riassunto della situazione della Prima Guerra Mondiale. Mi ci proverò. Come abbiamo studiato tutti a scuola, la scintilla che farà scoppiare la guerra sarà l'attentato avvenuto a Sarajevo.
Il 28 giugno del 1914 lo studente serbo, come si chiamava? Naturalmente me lo sono già dimenticato, va bene. Uccide l'arciduca Ferdinando e la moglie Sofia a Sarajevo. Brava. Naturalmente l'Austria chiede subito alla Serbia una soddisfazione, anzi vorrebbe imporre alla Serbia che una commissione austriaca si rechi nel territorio serbo ad indagare. La Serbia rifiuta, la situazione peggiora ulteriormente e alla fine il 28 luglio, cioè un mese dopo, l'Austria dichiara guerra appunto alla Serbia. I due schieramenti che si vengono a creare sono già nati, sono la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. Nella Triplice Alleanza abbiamo appunto l'Austria, la Germania, l'Impero Ottomano e l'Italia, che però per il momento si tiene neutrale, adesso vediamo perché. Sull'altro fronte invece abbiamo la Russia, la Francia, la Gran Bretagna. L'Italia per il momento si tiene fuori perché ha anche una ragione. La Triplice Alleanza aveva stabilito che l'Italia sarebbe entrata al fianco dell'Austria solamente se questa fosse stata attaccata, ma è avvenuto, come abbiamo visto, il contrario. L'Austria tenta una sorta di corteggiamento, promette anche dei territori all'Italia, ma l'accordo non viene fatto. A questo punto l'Italia si rivolge all'Intesa e qui invece le cose vanno meglio. Verrà firmato un patto segreto, il patto di Londra, che sarà segreto a tal punto che anche il Parlamento italiano sarà lasciato all'oscuro di questa cosa. Come avviene sempre in Italia, gli italiani si dividono in due fazioni, abbiamo gli interventisti e i neutralisti. All'interno dei neutralisti noi abbiamo sostanzialmente tre forze, i liberali giolittiani, i socialisti riformisti, che sono l'ala moderata del partito, quella guidata da Filippo Turati, e i cattolici. Il Papa Benedetto XV si impegnerà non solo a parole ma anche diplomaticamente per tenere fuori l'Italia dalla guerra, ma evidentemente non ci riesce. Guardiamo un po' nel dettaglio le forze, che, appunto i partiti politici che sono nei due schieramenti. Fra i neutralisti appunto abbiamo i socialisti, all'interno invece degli interventisti abbiamo delle forze più eterogenee e diciamo con poche affinità fra di loro. Abbiamo innanzitutto i liberali non giolittiani, cioè la destra del partito, che auspica la guerra perché pensa che questa porterà a un regime più autoritario che riuscirà a sopire un po' le vellità, diciamo, degli strati popolari. Abbiamo poi i nazionalisti, che ritengono che dalla guerra uscirà un'Italia più forte e stimata nel mondo. Abbiamo i repubblicani, che ritengono che questa sarà l'ultima guerra del risorgimento, quella definitiva che finalmente ci darà Trento, Trieste e le Terre Ridente. Ci sono poi i socialisti massimalisti, che ritengono che questa guerra farà crollare il capitalismo e darà il via alla rivoluzione mondiale. Fra i socialisti massimalisti si fa notare un giovane Benito Mussolini, che poi farà carriera, come vedremo. Che si può dire? Giolitti è il politico più di spicco che tenterà di tenere l'Italia fuori dalla guerra. A un certo punto, a maggio, farà un viaggio a Roma per parlare sia con Re sia con Salandra, che in quel momento è il Presidente del Consiglio, ma viene informato da Salandra stesso dell'avvenuta firma del Patto di Londra. Tra l'altro in quel maggio, che D'Annunzio chiamerà il maggio radioso, perché D'Annunzio tornerà dalla Francia, farà il famoso discorso a Quarto per stimolare, diciamo, l'intervento dell'Italia, si darà vita anche a una campagna contro Giolitti, violenta e anche volgare. Giolitti, messo alle strette, capisce che non c'è più nulla da fare, se ne torna a Cavour in Piemonte.
Il giorno 20 maggio il Parlamento, sia pure torto collo, perché bisogna ricordare che il Parlamento era nella maggior parte neutralista, non voleva che si entrasse in guerra, però il Parlamento comunque si vede di fatto costretto a concedere i pieni poteri al governo, e il re il giorno 23 di maggio dichiara la guerra. Ora, lo Statuto Albertino stabilisce che sia il re a dichiarare guerra, però dice anche che il re deve avere l'avallo del Parlamento, e questo non è avvenuto. Quindi qualche storico contemporaneo sostiene che si sia trattato di un vero e proprio colpo di Stato. Il primo, perché il secondo sarà poi nel 22, come sappiamo. Allora, la guerra ha inizio, i nostri generali si illudono, come accadrà poi 25 anni dopo, che la guerra sarà breve, che ce la caveremo con qualche manovra avvolgente e vinceremo il nemico. In realtà, nel giro di poche settimane, la guerra si trasforma in una guerra di posizione, con le trincee contrapposte e le carneficine che conosciamo, e si protrae a lungo, spossando i soldati, impoverendo le popolazioni civili, perché bisogna dire che le conseguenze ci furono anche fra la gente comune, e si trascina fino al novembre del 17, quando avviene un fatto clamoroso. In Russia, che come abbiamo visto è nella triplice intesa, quindi nostra alleata, avvengono due rivoluzioni, non una, quella di febbraio capitanata da Kerensky, e poi quella, la famosa rivoluzione d'ottobre, che per realtà è di novembre perché il calendario nostro e quello russo non collimano, e Lenin prende il potere e decide di portare fuori la Russia ormai spossata dalla guerra. E questo è un fatto clamoroso, perché l'Austria, che ha favorito tra l'altro il ritorno di Lenin in Russia, Lenin porta appunto fuori dalla guerra la Russia, e l'Austria ha buon gioco di spostare le proprie truppe dal fronte orientale al fronte italiano. Di fatto noi ci troviamo di fronte a un esercito molto ingrossato, avviene la tragedia di Caporetto, i nostri soldati arretrano, addirittura sono allo sbando, giorno 4 mi sembra, viene sostituito il generale Cadorna col generale Diaz, che si dimostrerà molto più capace, molto più abile, e da lì cioè l'ordine è quello di fermarsi sul fiume Piave per appunto dare vita alla resistenza, e nel giro di pochi giorni, il 24, avremo la riscossa. Praticamente il generale Diaz ordina di attaccare e concentrare le truppe sul paese di Vittorio Veneto, paese che quasi ogni italiano ignorava l'esistenza, compreso Diaz stesso. C'è anche un episodio, però siamo in fascia protetta, non lo racconto, ve lo sapete. Abbiamo la riscossa e praticamente il giorno 23 occupiamo Vittorio Veneto, e il 24 l'Austria chiede l'armistizio. Ma i nostri guai non sono finiti, ci sarà la conferenza di pace a Parigi, i nostri delegati saranno Orlando, diventato Presidente del Consiglio, e Sonnino, Ministro degli Esteri, chiedono che vengano attuate le clausole del patto di Londra, e in più chiedono anche fiume. Ma il Presidente Wilson, americano, statunitense, dice di no, i nostri delegati indignati se ne vanno dalla conferenza, però come sappiamo gli assenti purtroppo hanno sempre torto, si vedono costretti a ritornare, e a un certo punto Nitti firma un accordo in cui praticamente accettiamo, cioè si stabiliscono i confini con l'Austria, ma non prendiamo in considerazione la questione dell'est, praticamente della Dalmazia, che poi c'era stata promessa, e qui dopo si innesta il discorso del nostro Pizzuto, c'era stata promessa varie terre della Dalmazia che poi di fatto ci vengono negate. Questo il giorno 10. Il giorno 12 D'Annunzio
a capo di poche migliaia di uomini, si reca a Fiume e la occupa militarmente. E qui ci sarebbe da parlare a lungo, ma resumiamo. L'annunzio rimarrà 15 mesi a Fiume, ci sarà anche la carta del Carnaro che meriterebbe un discorso approfondito, perché non tutti lo sanno, perché sotto si... D'Annunzio viene un po' erroneamente accostato a Mussolini, semplicisticamente. Io mi permetto di ricordare brevemente che a Fiume D'Annunzio prese in considerazione l'idea di dare non solo dare il voto alle donne, ma le donne potevano diventare addirittura deputato e presidente del Consiglio, in teoria. E quindi qualcuno lo vede addirittura come una sorta di 68 ad litteram, c'è un libro pubblicato dal Mulino, se non era molto interessante. Però la situazione è questa, a un certo punto torna Nitti, firma il trattato di Rapallo, in cui praticamente è una sorta di via di mezzo, Fiume non diventa città italiana, ma non è neanche più parte della Serbia, diventa uno stato indipendente, una città indipendente. D'Annunzio però non accetta neanche questa soluzione. E Giolitti, diventato nel frattempo Presidente del Consiglio, ingiunge ad D'Annunzio di lasciare la città entro il 24 di dicembre. D'Annunzio non ci pensa nemmeno, dichiara addirittura guerra allo Stato italiano e a questo punto Giolitti ordina di occupare Fiume, di bombardare Fiume addirittura. Infatti dalla nave Andrea Doria verrà bombardato, verrà colpito anche l'ufficio di D'Annunzio, che rischia di morire in quel frangente. Sarà il cosiddetto Natale di sangue. D'Annunzio deve tornarsene con le pieve del sacco in Italia, si recherà a Venezia e poi verrà qui a Gardone Riviera, da noi, dove nascerà poi in seguito il Vittoriale, in quel momento si chiama ancora Villa Carignacco. Ecco, da questa situazione, da questo humus, dalla vittoria mutilata, termine, espressione coniata da D'Annunzio, nasce un po' il pensiero e l'azione del nostro Giovanni Pizzuto, di cui ci parlerà Federico Vaglia. Allora, grazie, meritatissimo applauso. Il nostro barbero è riuscito con grande capacità, devo dire. No, beh, allora, non è un problema, guarda Enzo, anzi, è riuscito a riassumere veramente tanta storia nei tratti salienti in pochissimo. Spero che qualche studente abbia preso nota, perché è comodo avere un bigino così improvvisato, ma ci ha aiutato a contestualizzare storicamente quello che ci aspetta e cosa ci aspetta. Ci aspetta una vicenda, abbiamo già anticipato il nome, quella della grande C della Capitolium, però prima di quello mi è fatto dovere, prima avete sentito nell'annuncio che doveva essere sul palco con noi l'assessore Buchetti, non è potuto essere qui per motivi istituzionali, è impegnato altrove, però è doveroso un ringraziamento, perché per chi ci conosce, noi operiamo ormai da circa 10 anni al cimitero, non scaviamo, non pensate a cose strane, cioè non siamo lì di notte, anche se qualche notte l'abbiamo fatta, però stiamo portando avanti una serie di restauri piuttosto importanti, abbiamo recuperato tanta arte che altrimenti sarebbe andata perduta e tanta storia, tanta memoria dei nostri padri, dei nostri nonni, di chi ci ha preceduto, e questo lo dobbiamo anche proprio al sostegno del comune, che da sempre c'è vicino, ma in particolar modo all'assessore Buchetti, che proprio ci tiene al cimitero mantiniano e a quanta storia porta con sé. Questo detto, adesso passiamo la parola all'autore del libro, che così dischiuderà i messaggi che gli sono arrivati non da molto lontano, in realtà proprio da vicino. Federico. Grazie Sergio, grazie a tutti voi per essere qui presenti, perché siete pochi coraggiosi visto anche il cattivo clima di oggi. Come diceva Sergio, l'Associazione Capitolium esiste da 13 anni e abbiamo come obiettivo quello che è il restauro e la manutenzione dei beni artistici, ed è per questo che abbiamo due convenzioni in essere, uno con il Comune di Brescia sul cimitero Mantignano ed uno con la provincia di Brescia per quanto riguarda l'ossario di Montesuello, che si trova sul lago d'Idro e che ci ricorda alcune vicissitudini che riguardano la terza guerra di indipendenza italiana, quindi quando Garibaldi andò in Tirolo. Tralasciando questo, torniamo quindi al nostro libro.
Enzo ci ha fatto un riassunto veramente preciso in pochissimo tempo di quello che è un periodo narrativo veramente enorme, sul quale andiamo a incastonare questa piccola storia. La prima cosa che voglio fare è ricordare un signore che oggi è scomparso da molti anni, si chiamava Luigi Rossi, era un mio vicino di casa, una persona anziana, la ricordo per il suo sorriso, nella vita di tutti i giorni era semplicemente un barista, aveva un bar. Nella Seconda Guerra Mondiale però questo signore era stato alpino ed era stato nella campagna di Russia, era riuscito anche a tornare e sfortunatamente si era preso pure il bombardamento di Dresda del 45. Essendo un mio vicino lo conoscevo e quindi parlavamo spesso insieme. Io ero stato solo militare di leva, lui invece era stato in guerra e quindi mi interessavano le sue storie e io e Sergio da sempre siamo legati alla storia risorgimentale e da questa siamo partiti poi per andare a prendere le convenzioni che vi ho appena detto. E mi raccontava della sua esperienza. Ad un certo punto però mi raccontò anche di un'altra persona che aveva vissuto nella sua casa. Questo Luigi Rossi abitava nella zona nord di Brescia dove vi sono le case degli invalidi e reduci di guerra e mi accennò al nome di un certo Giovanni Pizzuto. Se lo ricordava bene per il semplice motivo che era il suocero, perché aveva sposato la figlia adottiva di questo Giovanni Pizzuto e quindi ne conosceva perfettamente la storia e mi raccontava che era un patriota, aveva partecipato a varie guerre, si era interessato anche della vita dei militari che tornavano dalla guerra e tutto questo ovviamente mi aveva interessato. Ad un certo punto, sapendo dalla nostra realtà, decise di donarci una certa quantità importante di documenti che riguardavano quest'uomo e da qui cominciamo a capire l'importanza e la grandezza di Giovanni Pizzuto. Questo lo fece perché disse molto probabilmente quelli che verranno dopo di me potrebbero anche buttarla via queste cose e quindi è meglio che la utilizziate voi. Oltretutto Giovanni Pizzuto, è importante ricordare, è seppellito al cimitero Vantignano e quindi per noi è stato comunque un collegamento importante con una storia che già normalmente andiamo ad analizzare. Facendo riferimento alla questione della Dalmazia, è importante ricordare che nel 1862 a Praga si andò a sviluppare una società ginnica, così era nata, si chiamava Sokol, che significa falco, ma la verità è che non era una società ginnica, era un gruppo di nazionalisti che si erano messi insieme e sotto le false spoglie di creare un'associazione che doveva in teoria essere di supporto alle persone appunto per fare ginnastica, muovere il corpo, fare delle riunioni culturali, la verità è che loro fomentavano un certo nazionalismo di carattere slavo in chiave anti-italiana. Ecco un po' quello che è l'inizio di tutta questa storia. Stanno venendo a prenderci, mi sa. Perché abbiamo parlato del Sokol. Forse sì. Può essere. E cosa succede? Succede che questo gruppo rimane importante, ma non decisivo, fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Questo perché c'erano stati una serie di governi che si erano succeduti nel tempo. C'era stata comunque l'impero asburgico, c'erano stati prima di lui altri e quindi si trattava di un gruppo che era rimasto in qualche modo tranquillo. È proprio dopo la Prima Guerra Mondiale, quando entra in gioco il Regno Serbo che tenta di riunire tutte queste anime nazionaliste, che cominciano ad alzare ancora di più la testa. E questo in che cosa si ripercuote? In una caccia in qualche modo all'italiano. Quindi gli italiani che vengono minacciati, talvolta vengono uccisi e molti di questi quindi esulano da queste terre, una cosa che era già cominciata tempo prima e che poi sappiamo si va a incancrenire con la questione delle foibe. È il 1930 quando viene fatto un importante congresso a Belgrado per quanto riguarda il Sokol, nel quale dicono la Dalmazia e tutta questa l'Istria e la Dalmazia sono slave per natura e quindi è giusto che noi cominciamo a sostituire il leone di Venezia con il falco. Sono parole particolari che danno comunque già un segno premonitore di quello di cui andremo a dire dopo. La Dalmazia. La Dalmazia è una striscia di terra che si trova nell'Adriatico orientale, è frastagliata da una serie di isole, parte a grandi linee dalla zona di Fiume fino ad arrivare a lambire come confini la Macedonia e l'Albania. Bene, sappiamo che molti sono i popoli che si sono susseguiti, ci sono stati i Greci, ci sono stati i Romani, c'è stata la Repubblica Veneta, che fino al 1797 ha esercitato un potere economico, ma anche di difesa di tutta l'Europa dalle incursioni dei turchi. Dopodiché arrivano i napoleonici ed in particolare il regno asburgico. Questo in particolare per dare quindi il segno di dove nasce questo gruppo. Siamo tra il primo e il 2 dicembre notte del 1932, quando
un gruppo di questi socolisti cosa fa? Cosa decide di fare? Nella piccola cittadina di Traù distruggono 8 leoni veneti in marmo, 8 bellissimi leoni, tra cui uno di un certo Fiorentini, che era uno scultore italiano e quindi rappresentava questo leone anche il più bello degli 8 che avevano distrutto. Quindi questo gruppo di uomini, questo gruppo di vandali, con delle mazze, con dell'esplosivo, distruggono e fanno saltare per aria questi leoni. Ovviamente tutto questo era uno sgarro, una violenza nei confronti degli italiani. E il leone in particolare, che vediamo anche nelle immagini, si trovava all'interno della loggia del municipio di Traù ed era del 1472, quindi un leone abbastanza importante. Tutto questo aveva creato un certo sdegno, ma non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, quindi da molti articoli del giornale che desumiamo dall'epoca, Romania, Ungheria, Austria, Germania, Francia, abbiamo tante persone che dicono, e molti studiosi, anche se non tutti d'accordo con la questione italiana, che si trattava di una cosa assurda, un atto di vandalismo inutile, perché distruggere 8 leoni non toglieva nulla all'italianità della Dalmazia. Significava che avremmo dovuto distruggere tutti i paesi presenti, Spalato, Traù, Zara e così via, Fiume stessa. E quindi tutto questo non aveva provocato esattamente un sentimento contrario. Lo stesso Duce, siamo nel 14 dicembre del 1932, in Senato se ne parla di questa cosa, lui stesso sottolinea l'italianità della Dalmazia e in qualche modo addita una serie di gruppi politicamente schierati slavi che spingono per mandare via gli italiani. Ed è esattamente in questo clima che questo Giovanni Pizzuto, che abitava a Brescia dal 1923 in poi, decide di tentare una missione per ripristinare i leoni di Venezia che avevano distrutto Traù, riposizionandoli. Ma facciamo nuovamente un piccolo passo indietro. Giovanni Pizzuto, come si può vedere anche dal cognome, non è oriundo di Brescia. Nacque a Scaletta Zanglea, che si trova in provincia di Messina. Il padre era un operaio specializzato nel settore navale e lavorava per il genio navale della Regia Marina. A fine Ottocento perse il posto di lavoro perché i cantieri che erano presenti a Messina decisero di ridurre il personale e decise quindi con la famiglia, Giovanni era nato nel 1889, di andare nel nord Italia e si trasferirono a Genova. Ovviamente anche lì c'è un grande porto, uno dei più grandi d'Europa, e lì continuò la sua opera. E Giovanni, dopo gli studi, aprì una piccola agenzia di spedizioni marittime, perché ovviamente a Genova era questo quello che si faceva. A 27 anni, quando nel 1916 parte per la Prima Guerra Mondiale. Quando parte, in quel momento, non è il patriota che ci sta raccontando il signore che conoscevo io. È un ragazzo giovane che ha paura, che ovviamente vorrebbe tornare vivo dalla guerra, e quindi scrive alla famiglia. Viene ferito sul Carso e per questo nel 1917, nell'agosto del 17, prende anche una medaglia al valore, una croce di guerra in particolare. Quando torna dalla guerra, ha il grado di tenente, e si iscrive a una serie di associazioni d'arma per aiutare ovviamente quelli come lui, reduci e invalidi di guerra. Lui stesso era stato un invalido di guerra. Quindi per dire qual è l'ambito nel quale era questa persona. Quando ci furono i fatti di Traù, lui quindi decise a Brescia di provare una missione. Per fare questo, cosa fece? Si mise in contatto con una serie di ex commilitoni per capire chi con lui poteva essere interessato ad andare direttamente a Traù e quindi fare questa specie di colpo di mano. Per fare questo si mise in contatto anche con un certo dottor Raverdino, era un medico, il quale era il presidente dell'associazione degli esuli dalmati di Brescia di quell'epoca, il quale a sua volta aveva tantissime altre conoscenze. Ricordiamo, questo era un medico molto importante, aveva lavorato a Brescia ma era stato il medico personale anche di Mussolini, era nel settore oftalmico, quindi per quanto riguarda gli occhi, aveva curato gente come Re Farouk e addirittura anche il grande pilota Fangio. Si mettono quindi d'accordo e pianificano quest'opera, controllano cartine, vedono come arrivare dall'altra parte, quanti uomini possono avere a disposizione. Raccoglierà in particolare 2 uomini che lo appoggeranno in questa cosa, perché era comunque qualcosa di rischioso, era qualcosa dove si poteva anche rischiare la vita direttamente andando in Dalmazia a voler fare questo. E ricordiamo che i 2 uomini si chiamavano Massimo Nuvoloni ed Ezzelino Pasquale, il primo era di Brescia e il secondo era di Salò. E addirittura i 2 scrissero il loro pugno un giuramento nei confronti del proprio comandante, ed ecco qui il richiamo a D'Annunzio, nel quale dicono: noi ti seguiremo, qualsiasi tuo ordine sarà per noi importante e ci rendiamo conto di quello che facciamo, ci prendiamo la piena responsabilità di quello che facciamo. Ma non basta un giuramento fra 3 persone che si conoscono a Brescia per partire per la Dalmazia.
Ed ecco che tramite altre persone, l'avvocato Pavoni e in particolare il senatore Carlo Bonardi, originario di Brescia ma che stava in Senato a Roma, mandano questa missiva, questa informazione di quello che vogliono fare a Mussolini e attendono di avere una sua risposta all'appoggio a questa missione. E cosa succede? Succede invece che da Roma arriva una notizia negativa. Addirittura da questo Carlo Bonardi arriva un'informazione, siamo nel febbraio del 33, quindi poco tempo dopo i fatti di Traui, dice: nulla noi sappiamo di quello che succede nelle segrete stanze e sono fatti molto più grandi di noi e quindi siete invitati a non muovervi, dovete stare fermi e non dovete quindi seccare il nostro duce insistendo su tante cose. Ovviamente la situazione era di tristezza da parte di questi uomini che volevano in qualche modo dare il loro apporto, ma come disse anche Garibaldi durante la guerra in Tirolo del 66, un buon soldato dopo tutto è colui che obbedisce. E quindi questi uomini decisero di fermarsi, scrissero al duce dicendo che sarebbero stati pronti in qualsiasi momento per poter fare quello che avevano in progetto, ma la cosa in qualche modo si arenò. Ecco Fede, ma in particolare la loro missione, perché questa è la cosa curiosa, in cosa sarebbe consistita? Certamente, questa è una buona domanda. E arriviamo a questo. Quindi abbiamo spiegato come è cominciata e come in teoria è finita. E adesso entriamo nel mentre. Quindi cosa succede? Che nel gennaio del 33, quindi poco dopo questi incidenti, il nostro Pizzuto si mette d'accordo con alcuni uomini, qualcuno lo appoggia, decidono quindi di fondere due grandi lastre di marmo, riproducendo il leone che vediamo nelle immagini. Uno sarebbe dovuto andare a Traù, direttamente essere posizionato nella loggia dove era stato distrutto il primo, e il secondo doveva andare a Spalato. E questo perché? Perché nel 1920 successero dei disordini nel luglio del 1920 e morirono due italiani, un motorista e il comandante di una nave, la Regia Nave Puglia, i quali si erano messi in mezzo per cercare di sedare dei tafferugli che erano avvenuti tra le popolazioni slave e alcuni militari italiani direttamente al porto. La Regia Nave Puglia è quella che tutti noi oggi possiamo ammirare al Vittoriale. E quindi abbiamo di nuovo un altro collegamento sempre con la causa dalmata. Che tra l'altro, scusami, voglio dire, cioè D'Annunzio ha fatto bello, per dirla gergalmente, a lanciare volantini da un aereo. Vuoi mettere quattro bresciani che si trasportano delle lastre di bronzo dall'altra parte del mare? Cioè, insomma. Esatto, questa cosa infatti era di, in qualche modo, d'annunziana memoria, quindi pochi contro tanti, pochi volitivi, ecco, contro chiaramente gruppi ben organizzati. Infatti se questa missione fosse riuscita, il compito era quello di mandare volantini a destra manca, contattare le varie associazioni d'arma, fare delle manifestazioni di piazza per tentare con il governo italiano di muoversi sulla Dalmazia in maniera più incisiva. Tutto questo finì e rimase una missione incompiuta. Infatti quello che noi presentiamo più che un libro è un pamphlet con dentro una serie di documentazioni totalmente inedite, perché di questa cosa anche molte associazioni di quelle che riguardano gli esuli dalmati non la conoscevano, e al suo interno quindi ci sono fotografie e ci sono testi che riguardano quello che vi stiamo dicendo. Rimase una missione incompiuta, come rimase incompiuta dopo tutto anche la possibilità che la Dalmazia e l'Istria fossero italiane, ed è per questo che venne coniato il termine vittoria mutilata. Arriviamo all'ultima parte di tutto questo, che è proprio il nostro Giovanni Pizzuto, il quale abbiamo detto ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, ha tentato questa missione in terra dalmata, non pago, ormai è un uomo adulto, è un uomo che ha un lavoro, tutto, quindi potrebbe starsene tranquillamente a casa, decide di partire nuovamente volontario, è il 1935, e lo mandano in Libia, questa volta al grado di capitano. Rimarrà fino al 1937. Tornerà anche dalla Libia e di nuovo torna alla vita civile e sempre alle sue associazioni d'arma che tenta di aiutare in tutti i modi, perché gli uomini che soprattutto erano reduci e invalidi avevano maggiore difficoltà rispetto ad altri a trovare un lavoro. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale e di nuovo il nostro Pizzuto si mette in campo e parte nuovamente volontario. Questa volta ricopre il grado di maggiore e lo mettono all'arsenale di Piacenza. Però, come sappiamo, nel 1943 finisce la parabola del fascismo. E anche lui, come tanti avevano aderito, ormai adesso non è più attirato da questa cosa. Molti sono i delusi. E decide di passare alla resistenza. Ma non solo questo. È importante ricordare che l'8 settembre del 1943 abbiamo la caduta, in qualche modo, del fascismo. Il 9 settembre a Roma si viene a creare il Comitato di Liberazione Nazionale. Ma a Brescia
si viene a creare il primo comitato a livello locale di tutta la nazione. E chi lo crea? Giovanni Pizzuto, che lo firmerà con altre 8 persone, a casa sua, direttamente in città. E noi abbiamo le documentazioni anche di questo, che è molto importante. Il Comitato di Liberazione Nazionale, quello che tutti conosciamo, a Brescia si verrà a creare soltanto qualche giorno dopo. Lui creò il Comitato per la Liberazione e l'Unità d'Italia, che rappresenta un unicum da questo punto di vista. Quindi per dire la parabola di un uomo che è stato effettivamente un patriota, ha partecipato per dovere a tante guerre, a tante battaglie, e così durante la Seconda Guerra Mondiale diventerà a sua volta colonnello, guiderà una serie di gruppi partigiani nella lotta nazifascista direttamente nelle varie valli bresciane, combatterà anche in Emilia-Romagna, sarà catturato dai tedeschi, pronto per essere internato nel 1944 per essere mandato in Germania, riesce a scappare in maniera rocambolesca, si trova dalle parti di Piacenza, raggiungerà gli alleati a Roma e da lì poi, tramite l'ufficio di censura nel quale andò a lavorare per gli alleati, fece Ascoli Piceno e Milano. Nel 1946, a guerra finita, dismise la divisa e ritornò definitivamente alla vita privata e morì nel 1959 e da quel momento lui riposa al cimitero Vantignano. Che cosa successe a questi due bronzi? Il primo, nel 1933, quando il Duce disse che non si doveva andare in Dalmazia, venne regalato proprio al Duce. Venne messo nella Rocca delle Caminate, in Emilia-Romagna, in una residenza estiva, in un castello. Quando poi arrivarono gli anglo-americani nella Seconda Guerra Mondiale, che risalirono tutto lo stivale per arrivare fino in Emilia-Romagna, ne fecero un ufficio comando e alla fine della Seconda Guerra Mondiale portarono via tutto. Tutti gli arredi, compresi i pavimenti addirittura, pensate un po' di questo povero castello. E si portarono via ovviamente anche questo bronzo, che noi non sappiamo quindi che fine abbia fatto. Potrebbe essere stato fuso, come qualcuno potrebbe averselo attaccato a casa sua in Inghilterra o negli Stati Uniti. Un secondo bronzo, che era stato fuso per spalato, invece tornò nella disponibilità del Pizzuto, perché se lo fece ridare indietro dalla prefettura. Io stesso lo vidi ai tempi a casa di questo Luigi Rossi, che era il nuovo proprietario di questa casa. Quando però purtroppo morì, gli eredi decisero di alienare tutto quello che era la casa, compreso anche questo bronzo di cui ne avevamo chiesto di poterne essere proprietari, in qualche modo di poterlo anche solo acquistare per la storia che dovevamo portare avanti. E quindi così finì questa storia. Io spero che sia per voi un punto di interesse. Con oggi noi non vogliamo dare delle risposte particolari, ma perché no, delle ulteriori domande. Abbiamo dei nuovi personaggi che si inseriscono all'interno di questa storia e quindi ci auguriamo che possa essere di interesse nelle varie poi manifestazioni che poi un domani porteremo avanti anche al cimitero Vantignano. Quindi grazie per essere stati presenti. Ecco, ricordo che è un'edizione FEN, la casa editrice che da sempre ci sostiene, a nome nella persona, nella figura e nelle tasche di Pietro Fregio, che è un nostro grande estimatore e amico. È in vendita, questo non ve l'ho detto prima, era incluso, dovevate capirlo e dovete soprattutto comprarlo, acquistarlo, costa 10 euro, ma sono 10 euro ben spesi, vi resta un pezzo di storia, a noi resta un pezzo in più di sostegno e aiuto al recupero della storia del cimitero Vantignano e della sua arte. Ma soprattutto trovate anche una porzione di brescianità, grande brescianità dimenticata, che in qualche modo contribuirete a portare al futuro. Quindi grazie ancora, grazie a Federico Vaglia, grazie a Enzo Mondini, grazie a voi. Vedo tante mani alzate, se volete farci delle domande siamo qui, non voglio insistere. Perché dopo si crea confusione, se venite tutti sotto il palco, dopo non ci stiamo, non riusciamo a vendervi i libri. Quindi uno alla volta, mi raccomando, vi aspettiamo qui, ve li firmiamo, giusto? Sì. L'autore Federico Vaglia, complimenti ancora. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah,
watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing.